Si vede? Sì, perfetto. Bene ragazzi, qui Dildo, oggi è sabato e quindi un nuovo vlog. Allora, premesse, come al solito sapete che si parte con le premesse giusto per perdere tempo, riempire lo spazio. Allora, premessa, sono in condizioni distrutte nel senso che non ho la cresta, incredibile. Oggi non c'è, vedete che c'è solo questo affare davanti, poi per tutto il resto della testa è tutta calma piatta. E uno, due, sono vestito da casa e tutti per casa usano le cose più merdose che hanno. Tre, la cosa che sto indossando, oltre che essere da casa, è arancione. E io odio questo colore perché, boh, non è che mi piaccia così tanto. Ora sto guardando il mio sfondo ed è arancione, sono stupido, ok? Mi sono appena contraddetto. Nel senso che mi sta male addosso, non lo sopporto addosso. Ma cambiamo argomento e passiamo a cose molto più importanti, ma molto più importanti. Orbene e ordunque. Prendo la scaletta perché ormai sono uno youtuber affermato e quindi mi serve la scaletta. La smetto, ok? Allora, utility. Sì, chiamo le cartelle utility, poi dentro ci metto le cose utili. Allora, voilà. Intanto, di cosa parlare? Ho 4 punti in scaletta e... Ah, un'altra cosa, se vedete gli occhi rossi... No, ok, no. Va bene, non ce li ho più rossi. Vabbè, perché poco fa mi sono fatto la doccia, no? È bello perché uso, so usare lo shampoo, lo so usare. Ho 18 anni quasi e... non ho ancora imparato a usare lo shampoo. Leggo: non far andare negli occhi, mi raccomando. E poi lo uso come collirio e minchia, mi vengono gli occhi rossi. Vabbè, comunque brucia da matti. Vabbè, e perderò la palpebra. Passando ad altro, intanto volevo, allora, volevo intanto ricordarvi che cioè, apriamo il canale, va? Comunque, intanto ricordarvi che ieri è uscito il nuovo episodio della Coop con Rexen. Grazie mille ragazzi per il supporto, perché me l'avete chiesto in tantissimi, quando continua, è continuata. quindi eccola lì. Per quanto riguarda invece, oggi dovrebbe uscire il nuovo episodio sul canale di Rexen, credo. Sì, esatto, vedo che 46 minuti fa l'ha caricato, perfetto. Per quanto riguarda la Coop con Favij, non voglio farla. No, scherzo, mi ha scritto e mi ha detto che per lui è ok, ma per ora è un po' incasinato con delle sue faccende. Perciò bisogna aspettare che lui si sleghi da codeste successuole e possa fare la Coop con me. E poi non so se ci entrerà in mezzo anche Rex, non lo so. Comunque, per quanto riguarda la Coop tra me e lui, poi non so appunto se anche Rex insieme e in generale io e lui, aspettiamo ancora un po' che Favi si liberi. Comunque, non mi... Lido non è Fabio, è Favij. No, mi ha dato il permesso di chiamarlo Favi, ok? Comunque, andiamo a vedere sul canale. Ragazzi, io ogni volta che guardo la nuova grafica del canale mi viene duro, perché è troppo bella con le serie horror, serie action adventure, serie... Sono fiero di me. Vabbè, comunque, ragazzi, dopo domani comincerò anche per me la scuola. Mi spiace, voi sei già incominciata. Alcuni di voi lo so, è cominciata prima, ma a quanto pare, da quanto ho capito, forse in Liguria incominciavano il 16. Non lo so, la mia comunque incomincia il 16. Anche a tutti quelli che conosco che non vengono nella mia. Quindi non so se è Genova o Liguria in generale. Comunque, chi se ne incomincia il 16. Quindi dopo domani. E quest'anno anche la quinta. C'ho gli esami. Comunque non voglio pensarci, non voglio pensarci. Per quanto riguarderà altre cose, poi Romix, Luca Comics, ne parlerò in avanti, in un vlog avanti, non so se nel prossimo o in un altro ancora. Comunque poi ne parlo, tranquilli. Vi avviso di tutto, vi spiego tutto. Allora, caricamenti recenti. Rexen, abbiamo fatto la partita io e Bubino, ragazzi. E l'ho massacrato ovviamente, anche perché era lui a battere sempre, era impossibile, quindi giustamente ho vinto io, e anche perché non potevo andare in modo diverso dato che battere in quel gioco è impossibile. E Bubi, ti voglio bene, Bubi gay. Per quanto riguarda invece Amnesia, abbiamo incominciato un nuovo Amnesia. Devo essere sincero, ho registrato altre due parti, mi sembra. Sì, vabbè, il commentary viene normalmente, ma non convince questo Amnesia, ragazzi.
Cioè, forse ho sbagliato io a giocare Outlast, Outlast, perché Outlast è fatto fin troppo bene, mentre Amnesia è fatto, per me, a parere personale, leggermente peggio. E Outlast ho proprio voglia di andarlo a giocare. Amnesia invece dico, sì, giochiamolo, va bene. Outlast proprio mi viene la voglia di mandarlo avanti. Quindi, purtroppo, questo Amnesia non mi sta convincendo appieno, ma... Una cosa importante che vi devo dire a livello umano, ragazzi, mi avete fatto, vi giuro, letteralmente, a parte che è arrivato comunque a 2000 pollici in su e basta, quindi, però, davvero ragazzi, a livello umano, ok, niente, stavo leggendo i commenti, a livello umano vi dico grazie, ragazzi, perché mi avete detto che sono riuscito a tornare quello che volevate, quello che era un tempo. Da un lato vi dico grazie perché mi ha fatto piacere questa cosa. Dall'altro vi dico, ma che cazzo dite? Perché io sono rimasto sempre lo stesso. Però, in effetti, mi metto nei vostri panni. Rivedermi su Amnesia, sulla canottiera che usavo ai tempi, con Dorothy, c'era Gino, Simon, il libro Snacks, e tutte quelle altre cose che hanno reso il nostro canale. Parlo di nostro canale così amato da voi e da me, rivederle tutte insieme in effetti deve aver fatto un effetto grandioso, quindi ammetto che in questa parte forse il vecchio Dido è tornato un po' più alla luce, se di vecchio Dido si può parlare, ma in verità sono rimasto uguale, sono solo cresciuto, ma dentro sono rimasto uguale, ragazzi. O comunque un discorso che abbiamo già fatto, queste cose qua. Comunque grazie perché ciò non toglie che mi ha fatto piacere, eh. Tranquilli, cioè, grazie ragazzi. Passando ad altro, quindi Amnesia e boom. Quindi le correction e confab ve l'ho detto. Passando ad altro, volevo fare gli auguri di compleanno a Yuno, che è la amministratrice, controllatrice. Non so come si dica, comunque della fanpage, noi chiamiamo Dido e Favij e Trombone. E inoltre volevo consigliarvi. In modo molto più esplicito, un'altra fanpage. Cosa sta accadendo su Facebook? Niente, mille cose. Che è Dido Is My Way, che è retta da Gabriele, quello della mod. E ci vado costantemente perché carica costantemente o screenshot o video. Cioè spezzoni di miei video, sempre su questa fanpage. Il link è come al solito in descrizione, insieme alle altre, si chiama Dido Is My Way. Ringrazio tutte le altre, però questa qua la vedo particolarmente attiva e attivissima ogni singolo giorno. Quindi grazie mille per tenere così attiva una pagina su di me, una cosa assurda, quindi grazie mille. E va bene, grazie ancora. Passando agli atti finali, volevo. Tanto volevo ringraziarvi per avermi fatto gli auguri nello scorso vlog per i 5 mesi passati con la mia ragazza. Lei mi ha fatto un ritratto, quello che avete visto voi nello speciale dei 60.000 iscritti. Io le ho mandato un mazzo di rose. Che galantuomo. E niente, è andato bene. Quindi grazie mille ragazzi per anche voi avermi fatto gli auguri e queste cose qui. Grazie davvero ragazzi. Poi, per finire, volevo intanto, c'è un ragazzo su YouTube che sta facendo un casino di montaggi dei miei momenti migliori. Esempio, ho fatto il montaggio di Best of Dido Amnesia Harold Story. Quindi si è guardato tutta la mod di Harold Story, che saranno un casino di puntate, ha estrapolato i pezzi migliori e ci ha fatto il montaggio. Ha fatto la stessa cosa poi con altri miei let's play. Io ringrazio questo ragazzo, lo ringrazio davvero di cuore. Il nome è perché lo voglio sponsorizzare, perché sta facendo davvero un lavoro grandioso, senza che io gliel'abbia chiesto, quindi grazie di cuore. Dato che non te l'ho chiesto, si vede che lo fai col cuore, quindi grazie. Si chiama Did Magic Fan 1, quindi è abbastanza palese anche l'iniziativa del canale. Vi lascio il link al suo canale, anche questo link lo trovate in descrizione. E va bene. Ok, poi ultime cose di qui. Boh, in scaletta io ho finito, quindi potrei anche chiudere qua il video. Ma 8 minuti sono 9 minuti. No, ok, sono abbastanza. Ma vabbè, volevo parlarvi ancora un po'. Molti di voi, una cosa, ecco, questo è importante, per cui ci farò un video a parte. Allora, molti di voi mi chiedono: Dito, come si fa a diventare grandi su YouTube? Come si fa a aver successo? Queste cose qua.
Già a me sembra strano che la gente lo chieda a me, perché io mi vedo ancora come ragazzo che si esaltava per i 10 iscritti e ora ne prendo 250 al giorno. Che cazzo? E vabbè, però. Cioè, mi sento davvero. È ancora strano che la gente. Per me, è ancora per me strano che la gente mi faccia questa domanda. Perché la porta è storta? Sì, è storta. Perché. Boh, è qualcosa di incredibile ancora per me. È qualcosa che devo ancora metabolizzare. E. Aspettate, che devo fare una cosa. Ok. No, merda. Ok. Scusate. E. Quindi, ragazzi, per questa cosa, comunque farò un video a parte. Dove non è che dirò: allora, per avere successo, per fare tanti iscritti, devi fare questo, 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 questo. No. Vi dirò semplicemente come la penso io ora su come si possa avere successo. Come la penso io, non su come si faccia, ma. Boh, sui processi che accadono, sulle coincidenze. Io ho avuto una coincidenza assurda di. Culo, perché ho avuto tanto culo, e di giuste ispirazioni, se così si può dire, e di giuste idee. Il culo ce l'ho avuto perché sono cresciuto all'inizio con una velocità assurda, perché anche perché piano piano mi sono fatto conoscere grazie ad Amnesia, e già quello è stato altro culo perché è stata una scelta giusta di un gioco giusto ed è quello che mi ha fatto conoscere. Poi la coincidenza giusta del fatto che in quel tempo me la godo che caricava molti video della community, quindi ho avuto anch'io il mio spazio, e poi ho avuto anch'io le mie giuste idee nel impostare il canale in un certo modo e queste cose qui. E poi ho sviluppato, mentre agli inizi, ma parlando di 1 o 2 anni fa, col vecchio canale, avevo una predisposizione un po' maggiore verso PewDiePie. Nel tempo ho sviluppato uno stile mio. Se metto le fan art a inizio video e questo lo fa anche lui, è perché voglio valorizzare quello che fate per me, non è per copiare lui. A questo ci arrivano anche i dementi, però c'è comunque gente che dice: ecco, hai messo la fan art, adesso lo copi. Quella gente sinceramente mi fa ridere. Comunque, per questa cosa farò davvero un video a parte, e più che altro voglio fare un video a parte. Non lo so se sarà un Draw My Life o perché non so disegnare proprio per niente. Vabbè, anche quello di Favij non è che era un'opera d'arte, cioè anche te non è che. Comunque, non so se sarà un Draw My Life, non lo so se sarà un vlog speciale, ma volevo parlarvi di quello che YouTube aveva fatto per me. Ed è molto importante, quindi poi ne farò un video a parte, perché mi dite sempre che io faccio tanto per voi, ma voi non avete idea di quello che YouTube ha fatto per me, quello che mi ha aiutato a fare, mi ha aiutato a superare, mi ha aiutato davvero in un casino di cose, davvero nella vita reale. Però per questo appunto ne parlerò in un video a parte. Ora il vlog è fin troppo lungo, quindi ci vediamo nella prossima parte, nel prossimo video, qualunque cosa sarà. Lasciate un mi piace, un commento, diventate fan sulla fanpage e iscrivetevi su YouTube. Bella ragazzi, ciao!